adesso la regia, come ti sei sentita dall'altro parte? Allora, è stata un'occasione che è arrivata, come quelle cose nella vita che non è che l'ho cercata veramente, perché non avevo in mente così da tanti anni di fare la regista, anzi non ci ho mai pensato, però ho letto questo soggetto di 18 pagine, mi piaceva molto questa protagonista e ho pensato, diciamo che abbiamo fatto varie riunioni perché non c'era un regista ancora. E il produttore mi ha detto, ma perché non lo fai tu? E io ho detto, ma sei matto, ma quando mai? Assolutamente no. Però invece poi ho riflettuto sul fatto che mi sono sentita comunque di poter governare questo racconto, proprio forse perché era in un monolocation, siamo sempre in casa di questa Emma. Mi piaceva molto la contraddizione di una atleta, di una runner, che però allo stesso tempo empatizza tanto con i problemi degli altri. E quindi ho fatto questo passo in avanti, diciamo che dietro alla macchina non ci sono stata mai perché stavo sempre in scena, quindi diciamo che non è cambiato molto. Il filo tra la lucidità e il non equilibrio è molto sottile e a tuo parere si è sempre nella vita alla ricerca di questo affannoso equilibrio? Sì, siamo tutti noi alla ricerca di un equilibrio, alla ricerca della felicità. E soprattutto questo, diciamo, la metafora un po' del criceto che continua a lavorare, a girare, ma sempre stare fermo nello stesso punto, è quello che a volte succede a chi non evolve nella vita, in questo caso per esempio Emma, che ha chiuso col passato, ma che questo passato torna a bussare alla sua porta, quindi lei finché non affronterà questo mostro, questo buco nero, non andrà avanti. Infatti anche altri pazienti poi hanno più o meno, no, questo, a volte il problema di affrontare qualcosa che ci fa paura, e affrontandolo miglioriamo e diventiamo persone più evolute. Ecco, il tuo film preferito, posso chiedertelo? Mamma mia, il mio film preferito, ma è difficilissima questa domanda. Guarda, io ho amato tantissimo, io amo Moulin Rouge, Quei bravi ragazzi, uno dei film che amo, poi uno dei film che adesso ho amato tantissimo è Parasite. Insomma, a me è difficile, come la canzone preferita, perché ogni film ti racconta un pezzettino di te, credo. E quindi adesso avrai voglia di riproporti come regista? È stata un'esperienza, a tuo parere? È stata lunga, impegnativa, molto stimolante, molto di responsabilità. Diciamo che mi piace molto fare l'attrice e continuerò a fare l'attrice. Se si presenterà un'altra occasione, ecco, quando senti proprio l'esigenza di voler raccontare una storia proprio in quel modo in cui la vuoi raccontare tu, allora vale la pena di rifare un'altra regia. Vedremo come andrà questo, vediamo. A proposito di questo, la tua prima regia, sei anche protagonista del film, non è stato impegnativo? Prima dicevi appunto non sono stata sufficientemente dietro la macchina da presa. È stato complicato, impegnativo fare entrambi i ruoli, avere entrambi i ruoli? Sì, è stato impegnativo, ma come dicevo prima, stimolante. Cioè, sicuramente anche fisicamente, no? È stato difficile, però io avevo modo di controllare le inquadrature, di vedere che tipo di appunto movimenti macchina fare, e poi andavo. E diciamo che istintivamente mi sono ho pensato di, durante la lavorazione non ho mai avuto crisi o momenti di panico, momenti di, ero molto contenta sul set, c'era un'atmosfera bella, la troupe era serena, tranquilla. Certo, correvamo veramente nel vero senso della parola, perché 4 settimane sono poche, però io alla fine mi sono sentita nel posto giusto, ecco, non ho pensato ma chi me l'ha fatto fare, ecco, quello non mi è mai successo, per fortuna. Grazie. Grazie, grazie mille. Grazie a voi.